Benvenuti su Abels, il mio canale sul tubo italiano. Prendator Meg. E il signor Lune, ricordiamo nell'ultimo episodio, il signor Lune, gran dungeon crawler. Esatto. E niente, proseguiamo lungo le fogne in un nuovo episodio di Evolen 2. Sigla. Allora, nello scorso episodio abbiamo visto quanto l'utilizzo del platform nella nostra vita videoludica sia stato diverso, signor Lune. Esatto. Okay. Ah, tanto per cambiare, un'altra chiave, Chiave che forse avremmo dovuto trovare in giro? Può darsi. Mi verrebbe da pensare. Finalmente siamo all'aria, all'aria aperta. E odora di torta qua fuori. Pensandoci, ho avuto praticamente nulla da mangiare da quando è iniziato tutto questo. Da quello che si è iniziato, quello che si supponeva inizialmente essere una piccola passeggiata, una breve passeggiata. Questo odore di torta fa rumoreggiare il mio pancino, Link. Okay. Non sei affamato anche tu? No. Bene, troviamo un ostello. Mi mangerei un cavallo. Sì, lo sappiamo che te lo mangeresti, brutta puttana. E sai anche a partire da dove. Da dove. Vabbè. Cose simpatiche. Anch'io mi... Amenable, immagino sarei favorevole a un po' di riposo. Sì. Ma starei discreto. Le porte della città sono chiuse a causa della guerra. Dovremmo escogitare un piano per uscire da questo. Da queste mura, traduciamolo a mano, in traduzione letterale forse più non era. Un ostello potrebbe certamente essere un buon posto per ottenere informazioni. La mia gente è molto a rischio. Ogni ora che attendiamo. Che sprechiamo, sì. Sistemiamoci allora. Mangeremo. Il corpo necessita di forza per combattere. Perfetto. Non puoi solo dire che sei affamato, ciaccia? No, che non lo può. È ciaccia. È ciaccia. Esatto. Certo. Io sono affamato. Io ho fame. Ah, ora ci siamo. Devi essere onesto con i tuoi sentimenti. E la vita? Immediatamente diventerà più facile. E la vita ti sorriderà! Se dobbiamo continuare questa avventura insieme, dobbiamo essere onesti con ognuno l'uno con l'altro. Giusto, Link? Bagash. Andiamo. Penso che tu sia una meretrice. Così. Ma perché lo deve chiamare? Ah, beh, perché giustamente l'ha conosciuto. Sono affamato, scusate, Snail. Dobbiamo ricaricare le porte. Però si può andare, signor Lune. Quindi. Però dovremmo ritornare indietro. Secondo me non vorrei che la schiave delle fogne fosse più avanti. Questa è già la locanda? Mio figlio ama il Colosseo. Avrei piacere che fosse più interessato alle cose più materiali. Agli aspetti più materiali, sì, della vita. Di tutti i giorni. Come fare i compiti, cucinare. Lavorare per sopravvivere. Housework penso che sia le cose. Lavori di casa. Quello che ho detto. Lei dice homework, quella è un'altra cosa. Sì. But we have time to learn about. Ma ci vuole tempo. No, ma lo avrà tempo di impararlo quando diventerà grande. Ok. È meglio lasciarlo sognare per ora. Ah, beh, giustamente cambia rumore perché lui è piccolino.
So che non abbiamo molti soldi, ma mia mamma lavora duramente per averne abbastanza per permettermi di vedere i combattimenti al Colosseo. Mia mamma è super cool. Qual è il tuo personaggio, il tuo combattente preferito? Io sono spaventato da Ciaccialo Exterminator. Ho gli incubi qualche volta. Ma non dirlo a mia mamma, ok? Non mi farebbe più andare al Colosseo. E Ciaccia è qui! Ah! Bambini traumatizzati. Esatto. Questo? Questo biondo... Ah, ok, aspetta. No, dottore! Come faccio a leggerlo se lei... Devi partire da capo. Allora, da quando la guerra è iniziata, mio fratello ha avuto presagi... malevoli. Sì, brutti presagi, brutti pensieri. Sono positivo che questi... Ah no, sono sicuro che tutti questi... che quei maledetti incantatori sono dietro tutto questo. Ok. Perché l'imperatore li ha chiamati? Per combattere i demoni. Oppure fa riferimento a loro per combattere i demoni. Ok. Il colonnello Dalkin e i nostri soldati possono certamente badare a loro stessi. Sì, nel Wizit. Sì, e occuparsi loro di. Sì, occuparsene loro. Ehi! Dovrebbero mandare il lieutenant dovrebbe essere i tenenti mentre siamo qui, dato che ci siamo. Allora guardi, c'era la casa in alto che non la visita. Che cazzo sta facendo? Sto uccidendo le galline. No, le galline non si possono uccidere. Vabbè, quello è quello di prima. Questo cos'è? Tipo una caserma, che cos'è? Esatto. Sì. Mia mamma e papà sono veramente veramente ricchi. Che allora bello. Ti rubiamo. Questo praticamente viene da una principessa, giusto? Chiederò un pony per il mio compleanno. E anche 5 bambole. Nuove. Ogni volta che inizio a piangere mi danno qualsiasi cosa io voglio. In ogni caso. Alla fine mi danno ogni cosa io voglio. Però sei davanti a una chest, quindi. Ok. Quindi era un pezzo. Erano 64 pezzi da te. Un servizio da 64 da te. Quando mai ti ricapita di avere 64 persone a bere te? Che teiera devi avere, voglio dire. Esatto. Ma quanti anche fornelli per avere queste teorie, ragazzi. E poi anche perché se vogliono il viso è un casino. No. E ricordo che questo mi ricorda un po' uno dei suoi primi tentativi di fare il barbecue in spiaggia con. C'è posto per 40 persone, invitiamone 70, vaffanculo. C'è da dire che io non li ho invitati. Esatto, ci sono invitati da solo. Seriamente, giovane uomo. Trovo che sia abbastanza pronto da parte tua a parlare con me. Devi sapere che sono destinata a ereditare la fortuna dei miei genitori. D'altra parte... Per cui... Difficilmente ho tempo da sprecare parlando con... Gente della tua levatura, forse. Sì, immagino che sia il senso sia quello. Ma dove cazzo siamo entrati? Non possiamo rubare... una simpatica collezione di asciugamani da bagno da un certo numero di hotel di lusso. Perfetto, se li sono assolati. Certe volte penso e mi domando se essere ricchi non sia esso stesso un tipo di servitù. In ogni caso porta un sacco di non so cosa sia. Farei le stesse scelte se dovessi rifare tutto da capo? Ah, certamente correggerei qualche sbaglio, qualche errore. Non avrei dubbi a essere ancora più ricco. Che potrei diventare ancora più ricco. Ah, ok. Come spendere i tuoi soldi? Quando ne hai troppi.
di Billie Jean. È tutto scritto qui. Ha capito tutto. Ah, ok. Immagino che voglia dire. Come diventare ricchi rendendo le altre persone povere, di Mon Stangelli. Davvero? Non stai dicendo sul serio? Ma cazzo, ma loro sono così ricchi, hanno una tavolata da 6 e hanno 4 metri. No, hanno 6 tavolini piccoli. Esatto. Una serie di chiavi, bulloni, cacciaviti della fornitura IKEA e diagrammi per forniture IKEA, per mobili IKEA. Perché terranno questa roba? Un sacco di giochi di plastica. Qui forse Zelda alias Silvia potrebbe dirci cosa farne. Qual è il punto? Tutto quello che serve è una console da videogiochi. Esatto. E qui self marketing. La signora Missus, quindi qui probabilmente serva. È una serva, ma di colore, quindi qui è stato un po' il verso alle domestiche barra schiave di colore, sì. che nel sud degli Stati Uniti parlavano un po' con Missus. E, la signora è veramente capricciosa, si esigente quando si tratta di colori. Ammetto che non capisco fino in fondo cosa voglia. Sicuramente perché non so nulla di arte. Onestamente, Maria, ti ho detto un migliaio di volte di non combinare il rosa col blu e i lenzuoli in quel modo. Sì, le fodere verdi, blu e rosa in quel modo. La mia povera ragazza, non hai assolutamente senso artistico. Questo è veramente inaccettabile. What in the world do you do all day? Cosa fai tutto il giorno a parte fare le robe di casa, le faccende di casa? Sarà meglio per te, ok? Prova a immergerti nell'arte. Altrimenti non ne sarai mai recettiva. Uh-huh. E si è fatto svolazzare i capelli. Alcuni calzini. Attenzione, che puzzano veramente tanto. E chissà di cosa puzzano, che ci sono dei doppi sensi omosessuali che volano. Ma perché odio la mia famiglia. Attenzione! Capita. Sono snob che hanno scalato la scala sociale sulla schiena del grande business. Tutto quello che fanno è depredare le persone di quello... del loro duro lavoro, del valore aggiunto che del loro duro lavoro. Ok, un giorno quando crescerò sarò una rivoluzionaria. Perfetto. O forse girerò in giro per il mondo. Probabile la seconda. Non ho ancora deciso. Credo la seconda. Etica. Un modo di vederla. Una questione di prospettiva. Vai, professor Friedman. Friedman non è quello... un economista anche. Ma non è neanche quello di Half-Life? Meglio di niente. Quindi era previsto che noi trattassimo quello per ultimo. Perfetto. Quindi la magione l'abbiamo visitata. Dicevo, c'era un'altra casina in alto a sinistra. Sullo Zare, i cancelli della città sono chiusi fino a nuovo ordine. Vabbè. Stessa storia. Prima facciamo tutto quanto il lato basso. Va bene. Sì, un milionario. Play, win, open. Ok, che tipo dovrebbe essere tipo una lotteria, puoi vedere? Può essere. Dai, 10 del pomeriggio alle 4 del mattino. A che ore sono adesso? Provi a vedere il menù. Sarebbe 10 di sera dalle 4 del mattino. Provi a vedere il menù, cosa dice? Non, secondo me non c'è. Ah no, 2:03 è l'orario. È di gioco quello. Sì. Non è l'orario. No, anche perché sarebbe in ritardo. My chickens run away and now they are still. I miei polli sono scappati via e ora stanno correndo tutto attorno alla città. Mi aiuteresti? Certo. L'ultima volta che li ho visti. Ho dato fiducia a un ragazzino tutto vestito tutto di verde che ha fatto solo un casino. Addirittura usava i miei polli per
per volare, per prendere il volo. È davvero stupido. Le povere galline sono state traumatizzate per settimane. Ci penserò da solo. Il fatto che si chiamasse sempre Link immagino che sia assolutamente un dettaglio. Una nota a nostro demerito. Ah, comunque, signor Lune, sì? Ne abbiamo parlato, non so se l'abbiamo menzionato in video, ma Genova... Ah, guarda, lì sotto c'è un pollo. Sì, l'ho visto, ma tanto non possiamo toccarlo. Genova penso sia un riferimento, oltre che chiaramente alla città italiana, alla... Mi sembra un po' esagerato, per alla... a una delle creature di Final Fantasy VII. Ah, ok. Final Fantasy VII. Questo è un operaio. La vita è dura abbastanza. Già così com'è. Ok. Quando la guerra... No, poi è arrivata la guerra a rovinare le mie prospettive di business, le mie opportunità di affari. Ma è un minatore. Credo. Ad ogni modo, spero... Che i danni da queste parti siano minimi. Ah, va sempre bene per il business, i disastri, per le mine in particolare, per le miniere. Oppure i miei in particolare, dipende, non so. Ah, sì, può essere anche qua. Non sappiamo... Intanto gli abbiamo soldato quattro. Ma lei dice che un minatore ci potrebbe essere. Allora, questo sa cosa, dottore? Potrebbe. Se lei tiene premuto L e R insieme, non è che magari riesce ad afferrare le galline. Perché dovrei? Perché così gliele riportiamo allo stronzo, va. Ma ha detto che non vuole il nostro aiuto. Ah, a posto. Allora che si faccia dare in culo. Benvenuto all'orfanotrofio di Genova. Ci prenderemo cura di tutti i piccoli che hanno perso i loro parenti nella guerra e altri disastri. È una missione costante per noi, e ogni giorno ed ogni ora. Perfetto. E sfortunatamente ogni minuto anche. Non c'era niente nella cesta? No. La ragazzina dei capelli rossi è molto, molto carina. Sì, sì, chiediglielo. Ci divertiamo insieme. Sono una ragazza dolce. Giusto? Questo. Ah? Sì? Sì? Cosa? Non riesco a sentirti. Minchia. Di che sono dolce, dillo. No, puttana. Aspetta. Hai Te la farò pagare per questo, immagino. Ok. Penso che dovrò andare a pisciare su. Presto. Bene. Quando mangiamo ho fame. Sono annoiato. Vuoi giocare un gioco? Niente, non si fa giocare. Mi sto riprendendo per un secondo. Mi riposerò un secondo. Spero che mi lasciano in pace. Il fuoco. Quindi non possiamo rubare. Ah, sì, vede. È colpa della ragazzina rossa, prendetevela con lei. Esatto. Questa gran bottana. Uno shop! Dottore, uno shop! Venuto da Razza! Viva la Razza! Cosa ti piacerebbe comprare? Sugar, whisky, weapons. Beh, well. Ma vaffanculo! E allora cosa sono, possiamo comprare? Sono curioso di... No. Assolutamente. Anche se con quell'altro servizio da 64 troppo che ce n'è. Io direi per il momento niente. Ma come 15G? Il tè costa 10G più del... Beh, però il whisky lo fai con... il whisky lo fai con il... Vabbè, ma come può costare più del tè? Perché il tè è una roba che viene dal... Vabbè. Compriamo tutto che secondo me ci servirà in qualche missione. Non so, ci faremo una catalana. Per favore, bevi responsabilmente. Perfetto.
A sto punto andiamo all'in e quindi salutiamo i nostri astruzzi. Direi di sì. Vogliamo fermarci proprio qui e qui, proseguiamo davanti, davanti a quest'uomo che dovrebbe essere un oste, ma ha questo cappello che non c'entra un cazzo con il resto. Sì. E noi vi salutiamo, vi invitiamo a commentare e a scrivervi se ancora non l'avete fatto. A fare come sempre, tanto 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 l'amore. Perché l'amore salverà il mondo, ma anche le ciaccia. Fondamentalmente sappiamo che ciaccia è quello che salverà il mondo di Evolen 2. Ciaccia è l'amore. L'amore di ciaccia. L'amore di ciaccia. L'amore per ciaccia. L'amore per... soprattutto. Seguite anche altre serie e ci stavo pensando, perché non la nostra prima pillola di Hobbels su Paka Pong, che è un gran gioco. È quella prima, quella bella, dovremo ritirarlo fuori per anche da far vedere come siamo migliorati negli anni, che no, io non l'ho toccato negli ultimi, esatto, negli ultimi però 3 anni, quindi sì, il ricordo, il ricordo. E noi ci vediamo sempre soltanto su Hobbels, il mio canale sul tubo italiano, il canale che rimembra ancora la vita mortale. Quando beltà splendida, tra l'altro. Pensi. Com'è poetico lei, signor Rudolph. Hai visto? Ciao! Tutti su Hobbels, il miglior canale sul tubo italiano. Io sono il signor Lune. Migliore. Io sono dottor Meg, comunque. Il dottore! Comunque sì. Cioè, me l'ha detto mia madre. Io ci credo. Cioè, è una fonte... Ah, beh. È una fonte... Cioè,